Dopo che l'ondata di morte che ha colpito il nostro territorio aveva subito nei giorni scorsi un consistente rallentamento, domenica i decessi registrati erano stati 3, dato più basso dallo scoppio dell'epidemia nella nostra provincia, ieri, giorno d'inizio della fase 2, le morti da coronavirus sono tornate ad aumentare, con 7 vittime registrate a Piacenza e provincia. Complessivamente, dall'inizio dell'allerta sanitaria ad oggi, Piacenza ha pianto 886 morti. Per quanto riguarda invece il numero delle persone trovate positive, ieri 37 in più rispetto al giorno precedente, il totale nel nostro territorio è salito a 4.251. Numeri, come detto, più contenuti rispetto a fine marzo, periodo di picco massimo nel Piacentino, che certificano come l'emergenza sia tutt'altro che finita. I cittadini sono chiamati da più parti a mantenere atteggiamenti prudenti nonostante la fine del lockdown, per scongiurare il rischio di un nuovo incremento del contagio. A questo proposito, ieri sera, ecco arrivare la reprimenda del sindaco di Piacenza e presidente della provincia Patrizia Barbieri. Con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino non ha nascosto la propria delusione e preoccupazione dopo aver osservato quanto accaduto ieri in città. C'erano situazioni fuori regola, gruppi di persone, i gruppi non sono consentiti. Ho visto gente che, presa dall'entusiasmo, ha tentato di giocare addirittura a palla in Piazza Cavalli, ma questo non è possibile. Abbiamo una situazione pesante, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico, con della gente che ha necessità di riprendere il lavoro. Allora, noi vogliamo vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto? Quindi io faccio davvero appello alla responsabilità, al buon senso. Non lasciatevi tentare dal trasgredire, perché altrimenti noi non solo non riusciamo ad iniziare la fase 2, ma rientriamo in pieno nella fase 1 con quelle situazioni devastanti, dolorose e terribili che abbiamo vissuto.